dare la grande rivoluzione, dare per fatto, portarci sempre un fatto positivo, ha cambiato molte cose, ha creato opportunità, ma anche portato dei problemi che vanno governati, posti di lavoro sono stati distrutti, altri sono stati creati, affinché diciamo, il saldo sia positivo c'è bisogno dell'impegno della politica, delle istituzioni, c'è bisogno di politiche di investimento, c'è bisogno di politiche industriali e anche un adeguamento dei sistemi di welfare per aiutare chi è rimasto indietro, soprattutto per garantire la necessità di un'innovazione continua del capitale umano di cui i lavoratori oggi hanno bisogno. Esistono le ricerche, esistono dei provvedimenti, innanzitutto noi stiamo cercando di recuperare gli altri strutturali del paese su questo terreno. Gli investimenti in banda larga servono a rendere più competitive le imprese, più competitivi i lavoratori e soprattutto a diffondere a tutti quella mole enorme di dati, di informazioni e competenze che oggi sono necessarie per competere. Naturalmente c'è bisogno anche di altro, quando dico politiche industriali intendo che appunto il governo, soprattutto l'Europa, devono attivarsi per mettere le nostre imprese nelle condizioni di competere. La rivoluzione digitale aiuta il sistema imprenditoriale italiano per fatto di piccole e medie imprese. Una volta essere piccoli non era esattamente il massimo, quindi si pagava un prezzo nella competizione. Oggi, grazie al digitale, si può anche un artigiano, una piccola impresa familiare, può vendere tutto il mondo. Però per farlo ha bisogno appunto di politiche di sostegno, di innovazione e ricerca.